Primo villaggio del sorriso a Ficalazzi, a Parco Robinson. Patrizia, raccontaci di questa esperienza. Come hai detto bene, è il primo spero di tanti. Ogni anno questa sarà una data per noi importante, dove abbiamo provato, perché il tempo non è stato clemente. La gente un poco si è fatta scoraggiare, ma non tutto, non tutti comunque. Non tutto è stato perso, sì, qualcosa sì. L'abbiamo fatta. Sì, ma perché interessava comunque portare un po' di allegria. Abbiamo preferito il sole, perché la nostra giornata si chiamano tutti i colori rari dell'arcobaleno, come sono tutti i nostri figli, come siamo noi, perché ogni persona è rara, ogni persona ha un colore diverso, ogni persona può portare qualcosa a noi e a tutti gli altri. Questa è per inaugurare, diciamo, la sede operativa dell'ASV Sicilia, di cui sono la referente di Ficalazzi. Laura Ambra è la mia carissima amica presidente, che mi appoggia in tutto e per tutto. Io senza di lei sarei nulla. E io senza di te sarei niente. Sì. E poi ci sono i miei carissimi soci che mi stanno accompagnando in questa avventura, per cui la mia amica Patrizia. C'è Ignazio, mio marito, che è intento a fare la foto. Lui è Gaetano, mio figlio. Le mamme che te le tengo a presentare, perché sono sempre con noi. Teresa, questa è l'altra volontaria, mia cognata Rosa Maria, che si spende, me la trovo, ci aiuta, sì, sì. È sempre, sempre per noi. Per me perché... è un piacere. Sì. Cercheremo di essere sempre più presenti per aiutare tutti questi bambini e soprattutto aiutare a lei. Perché noi questo siamo, noi siamo una grande famiglia. E l'obiettivo è di portare, di farci conoscere, di portare questo anche a Ficalazzi. Noi siamo... Vincenzo, noi siamo la carovana dei sogni, come dice la carovana dei sogni. Noi siamo siamo a Palermo, siamo a Bagheria, Santa Flavia, ora vogliamo portare, se ci riusciamo, qualcosa a Ficalazzi. Con l'obiettivo di regalare sorrisi. Sì. Sì. L'obiettivo è quello di regalare sorrisi, sì. Di cercare di essere operativi, di cercare di migliorare la qualità di vita dei nostri figli e dei figli degli altri, di tutti i ragazzi in maniera particolare, dei ragazzi un po' fragili, dei ragazzi felici, perché a mio avviso sono ragazzi felici perché vivono il momento, non hanno doppi secondi fini, sono trasparenti, sono spontanei e quindi è giusto sostenere tutti i ragazzi del mondo. Infatti noi sosteneteci, sosteneteci appunto, sosteneteci. E poi avremo il primo spettacolo, l'abbiamo al Cineteatro Colosseum il 15 dicembre. Vi aspettiamo. Vi aspettiamo, poi magari attraverso il nostro amico faremo un po' di pubblicità. Sì, sì. Grazie.